siamo con il Conky Weather Full HD e oggi vediamo il weather forecast. Noi eravamo rimasti a questa situazione, quindi sulla destra in alto vedete il Conky che indica il tempo per oggi e l'air pollution. L'air pollution ovviamente indica anche per gli ultimi tre blocchi, cioè quello che vedete a schermo 8, 9, 10 gennaio, il forecast. Quindi l'air pollution di questi tre blocchi è presa dal forecast. Vi mostro, eccolo qui, lo vedete, dentro la cartella forecast c'è il file, ci sono tutti i file come l'altra volta, in più ci sono questi due file nuovi, frairpollution.py e frairpollution.txt, e anche questo frairpollution days. Questo infatti scrive i dati per i tre blocchi successivi, ovvero per l'8, il 9 e il 10 in questo caso, e l'air pollution, FR pollution text, li prende tutti, tutti ovviamente quelli disponibili. Allora apriamo il file FR pollution. Qui le solite istruzioni, bla bla bla. Qui all'interno tra i due app ci dovete inserire il vostro link. Vedete, qui c'è un link d'esempio, qui dovete mettere la vostra app key, la longitudine, la latitudine, e comunque c'è tutto il link d'esempio nella descrizione, lo inserite qui dentro. Dopodiché il programma si arrangerà a recuperare tutti i dati della air pollution, che come vedete sono molti. C'è anche il link dell'app in descrizione, andate a vedere. Quindi per questo abbiamo finito. Andiamo adesso a vedere il forecast del tempo. Quindi avviamo i conchi, che vi mostro quali sono. Sono questi qui, questo, l'A, il B e il C. Eccoli qui. Li avviate ovviamente partendo dall'A, poi il B e poi il C. Ecco il primo, lo vedete. Avviamo anche il secondo. Abbiamo anche il terzo. Perfetto. Allora, intanto vedete che sono tre strisce, tra una striscia e l'altra qui c'è uno spazietto che io ho lasciato intenzionalmente. Se voi non lo volete, vi alzate di, che ne so, 5 pixel ogni fascia e siete a posto. Allora, questo è il forecast dell'app 5 giorni 3 ore, quindi qui ogni 3 ore, vedete, vi dà il tempo, arrivando fino all'ultimo, che sono infatti 40 giorni, se ricordate, sono 9 per striscia, 9, 18, 27, 36 e 4, 40. Mentre qui vi dà l'UV index dei giorni successivi. Qui sulla destra vedete, seguite il mouse, l'UV index del today e qui degli altri giorni successivi. L'UV index, come è scritto qui, è calcolato nel giorno. Allora, andiamo a vedere i file di questo Conky Forecast. Questi sono i file di avvio, andiamo dentro la cartella forecast ovviamente. I dati vengono presi sempre dal forecast ovviamente data, è lo stesso dell'altra volta, quindi non cambia nulla. Il diverso c'è solo appunto questi qui dell'F Air Pollution, quindi non sto a rispiegarvi tutti i dati, ve li mostro solamente. Qui per ogni ora avete la sua iconcina, la data, l'ora di riferimento, la temperatura massima in rosso, la temperatura minima in celestino, H che indica la percentuale di umidità e P che indica la pressione. Quindi non c'è altro da dire per quanto riguarda il forecast. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, in cui tratteremo la mappa e i terremoti. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!